Buongiorno a tutti. Io sono di Foggia e sono orgoglioso di essere foggiano. Vivo al nord perché, giustamente, 26 anni fa non c'era lavoro e ho deciso di vivere al nord perché c'è lavoro. E quando ogni volta che scendo nella mia città entro in casa mia. Apro la porta e entro in casa mia. Così è nella mia città, entro in casa mia. E so bene, se una persona trasmette, foggia su un altro aspetto, su un'altra luce, mi arrabbio un po' e mi sento offeso, mi incazzo pure un po'. Fa vedere foggia su un altro aspetto, non è così, perché come sono scesi in piazza, famiglie, ragazzi, persone, contro la mafia per dimostrare ci sono persone per bene, come gli studenti, ragazzi di scuola, hanno fatto dei video per dire Foggia è Foggia. Foggia è una cosa che c'hai dentro qua, chi è nato a Foggia lo può solo sapere, può solo capire. Ma definire Foggia, quando una persona, un giornalista, un emittente televisione o un social network definisce Foggia come un marcio, fa male e quando lo senti ti arrabbi e io mi arrabbio perché Foggia è come casa mia, io come apro la porta entro in casa mia, così è Foggia uguale, e quando parlano male di Foggia mi incazzo un po' e mi incazzo davvero, di cui dire Foggia su un altro aspetto non è corretto. È come dire che non è mai esistita la mafia, ma ci siamo dimenticati che la grande mafia, la famiglia, la cupola, l'andrangheta stanno dovunque, in qualsiasi parte del mondo, dovunque. Anche al governo c'è la mafia. Definire Foggia città mafiosa, città che non si può vivere, città che buttano bombe, città che ammazzano. Ma perché le altre parti sono dei santi? Nelle altre parti non si fa niente. A nord pensate non si fa niente. Anzi, a nord, eh? O a nord o a sud, qualsiasi parte del mondo, c'è il bravo e il cattivo, c'è l'onesto e il truffatore. C'è chi vive e vuole vivere con dignità e chi non accetta quello e ruba. Dovunque, qualsiasi parte del mondo. Ma definire la mia città come la stanno definendo sui social media, sull'emittente TV, o un giornalista che si è alzato per dire la sua stronzata, come dire che Foggia non c'è niente, non c'è la mafia. Ma dovunque c'è la mafia, in qualsiasi parte del mondo. Infangare il nome della mia città Foggia mi dà fastidio e mi arrabbia un po'. Di cui, prima che infangate, prima che dite, cioè, cercate di quello che dite, di dirlo con il cervello, non solo con la bocca. Pensateci bene quello che dite, perché state umiliando la mia città, state infangando la mia città, come io sono di Foggia e amo la mia città, come tante persone che vivono a Foggia e amano la nostra città Foggia. Ci sono persone per bene, non solo persone della mafia o cattive. La mafia c'è dovunque, dovunque, anche dentro lo Stato c'è la mafia. Non ci dobbiamo spaventare. Di cui non capisco tutto questo accanimento contro la mia città Foggia. Foggia è una cosa immensa, è una cosa bella. Venite a Foggia, venite sul nostro Gargano, venite a mangiare il nostro cibo, venite a mangiare le nostre specialità, le nostre qualità, i nostri prodotti.
Ci sono persone che trovano un lavoro nella città come a Foggia, persone che non riescono a trovare un lavoro e decidono di trovare un lavoro al nord, come è successo a me. Di cui state trasmettendo delle immagini di Foggia in negativo, non in positivo. La gente sta pensando tutto in negativo. È come che è successa una cosa epocale, perché la mafia dalle altre parti non c'è. Non c'è la mafia. Perché chi sta al governo sono tutti santi. Chi sta nelle strutture sono tutti santi. In qualsiasi parte del mondo sono tutti santi. Solo a Foggia c'è la mafia. Ma ci siamo scandalizzati. Ogni volta che invocate il nome di Foggia è come distruggere un tassello della nostra città. Non abbiamo un'amministrazione, un sindaco, non abbiamo che fanno rispettare delle determinate regole, ma dovunque non rispettano delle regole, in qualsiasi parte dell'universo, del mondo, non solo a Foggia, di cui invocare il nome e nominare Foggia come una cosa epocale. Una cosa, mamma, a Foggia c'è la gran, a Foggia c'è l'andrangheta, a Foggia c'è la mafia, ci sono i camorri. Ma perché le altre parti no? Sono tutti santi, tutti brave persone. Dovunque c'è il bravo e dovunque c'è il cattivo, il bravo e il cattivo, dovunque. Di cui sentire nominare Foggia su un altro aspetto, su un'altra luce, dà fastidio. A me dà fastidio. Ma tante persone. Siamo contro la mafia? Sì. Tutti siamo contro la mafia. Tutti vogliamo che non ci sia più la mafia. Ma la mafia sta dovunque, in qualsiasi parte del mondo. Anche nella politica c'è la mafia. E li stiamo vedendo. Le novità li stiamo sentendo. Di cui tutto questo accanimento contro la mia città ci sta un po' rompendo di palle. Siamo un po' stufi. Adesso basta, perché c'è pure la brava gente. E sentire dire da gente, ah, sei di Foggia, mamma, Foggia. Cioè, capito? Ci dà un po' fastidio, ci dà un po' ai nervi. Adesso basta. Io sono di Foggia. E sono orgogliosi di essere un foggiano, un foggiano con tutti gli attributi sotto. E mi piace la mia città perché si vive bene. A prescindere che io vivo al nord, perché c'ho un lavoro là. Ma si sta bene a Foggia. E sentire dire cose negative contro la mia città mi sta un po' sulle palle. Io sono di Foggia e sono orgoglioso di essere foggiano. Adesso vedete la mia città, così vi rendete conto cos'è la mia città. Guardate la mia città e vi rendete conto che tutte queste stronzate che stanno dicendo sono solo stronzate, solo cattiverie. Guardatevi il film, arrivederci e alla prossima. Non gli capito perché ne dice Foggia, c'è la cattiveria, Foggia sono cattivi, Foggia c'è la mafia, lo capite sta mafia, siamo visti dalla gente, visti male, poi le persone faticano, la mafia c'è dovunque, in qualsiasi parte del mondo. Quattro subdarecchio viene definito Foggia l'andrangheta, la cupola. I cristiani faticano.
lavorano, aprono i negozi, come vedete qua, stanno aprendo un negozio e stanno lavorando e stanno faticando. Vengono assunti pure 20, 30 persone e non vedo qual è tutta questa cosa che dici tu. Teniamo un parco che faccio paura, anzi teniamo più di un parco, ne stanno tre o quattro, uno più bello dell'altro. Teniamo un parco che fa paura. Teniamo un viulo, te. I negozi, bar, negozi per i ragazzi, negozi che aprono. Nuovi negozi. Ancora una dura qua. Stanno facendo dei lavori in corso qua, verranno dei nuovi negozi. Questo è il nostro stadio di Foggia. Quando si passa avanti a questo stadio di Foggia bisogna inchinarsi e portare rispetto. È come dare, noi ti diamo il benvenuto e tu porti rispetto al cittadino foggiano della nostra città. E questa è la curva super. Questa è una delizia, bisogna portare rispetto. Noi ti accogliamo e tu porti rispetto al cittadino foggiano e alla tifoseria foggiana e alla nostra squadra.